anche di avere un successo pure mediatico così veloce, però insomma John ha lavorato tantissimi anni a Riescine, che è un'azienda importantissima. Adesso si è spostato a Rada in Chianti, nella capitale, quindi diciamo e si sente in dovere di fare dei vini da Champions League e nulla. Qui stasera assaggerete 4-5 cose, tra l'altro anche praticamente è la prima uscita sia del nuovo Chianti sia del nuovo Uno, quindi sarà anche un'anteprima per noi per i nuovi vini. E nulla, adesso i vini li faccio raccontare a lui e i genitori, insomma. Buonasera, come sapete non sono italiano, sono inglese, ormai 28 anni qua, 26 anni a Riesce prima di fare questa nuova avventura. Il mio amore è sangiovese, è diventato questa vita mia per sangiovese. E devo dire, il primo vino che avete assaggiato non è sangiovese, è una vigna che abbiamo affittato, che c'è queste cose francesi dentro. E essendo inglese io e francesi abbiamo questo piccolo discordanza. E così ho detto, cosa faccio con questa roba che sembra colorino a Alicante Boucher? E ho fatto un pet nat. Molto moderno in questo momento di fare i pet nat, così ho detto, ho un amico in Portogallo che mi ha fatto assaggiare qualcosa di nuovo di Portogallo e abbiamo fatto fermentare questo vino e al fine della fermentazione l'abbiamo tolto dalla feccia, l'abbiamo messo in bottiglia e dovendo finire la fermentazione in bottiglia ci toccava di ingoiarlo perché quando si apriva esplodava, essendo questo tinto nero, facciamo un po' di casino in vari ristoranti della zona e così abbiamo degustato, ora fa. E non è così divertente, però è un vino da bevita, da bere così, da birra. Quindi stiamo facendo anche la piccola ciotola di ceramica per bere la vino. Parte di questo, per cominciare, questo è il primo vino. Io sono qua da 24 anni, come ho detto, è nato in Sri Lanka da un genitore irlandese, quello Callaghan, è molto irlandese. Sono venuto qui perché mio zio, quando è tornato da Sri Lanka a fare i piantagioni di tè, lui ha piantato una piccola vigna e ho preso un po' la passione mentre ero a scuola, andavo da una. Lui mi ha fatto un consiglio. Tieni più vicino al microfono. Quando sono stato ho preso la passione tramite mio zio, lui aveva una conoscenza in Germania, sono finito in Germania per vedere come era questo mondo di vino, mi è piaciuto tanto e sono rimasto 8 anni, ho fatto una laurea in Germania, per quello un po' la base dei miei vini qua e la passione di Riesling, passione di Pinot Nero, una passione di ormai anche Nebbiolo. Per quello Sangiovese per me è una vigna, un vitigno che è nato tra genitori di Pinot Nero e Nebbiolo, è un vitigno che deve essere elegante, non deve essere grasso, grosso, un vitigno, anche con il clima che ha cambiato, riusciamo a fare i vini molto eleganti. E qui con il 2016 Cantapasco era la prima annata che dopo Riesce, che ero veramente in cantina, è un'annata spaziale, avevo l'acidità, la schiena dorsale dell'acidità che aiuta. E facendo un po' di sperimentazione come in Borgogna sul raspi, su lunga macerazione, è venuto fuori questo vino qui. Il 16-1, che ora ho detto non facciamo l'1-15 perché non ero in cantina. Il 16-1 per me è un vino che volevo fare un po' far vedere che il Sangiovese può essere come un Borgogna. Cioè, un tocchino di legno, prima quando sono arrivato in
antica di Glasgow, si faceva con gli enologi famosi, si faceva le estrazioni pazzesche, si faceva i vini neri, si aggiungeva il barrique tostato, diventava un vino caffè, cioè era più caffè che vino. Ora, se vai a Bologna, sai, i vini più eleganti hanno un pochino di legno nuovo e sono quelli più leggeri, non sono quelli vini grassi, cioè quel legno aiuta a tirare su un po' la frutta, insieme a un po', casomai, di polivolante. L'uno è quello, cioè io volevo dare un pochino di legno e fare un vino che si invecchia, che si beve anche ora, e che al casco solo perché non ho più piccolo, che si beve. Ho detto che io non mi piace parlare davanti a gente, ma che è certo tu. No, vabbè, è tutto perfetto.